del Consiglio, signori consiglieri, signora Bialetti, da Presidente della Regione ribadisco le mie più sentite condoglianze al popolo francese per i tragici attentati che hanno colpito Parigi lo scorso venerdì 13 novembre. Questa volta ad essere colpite non sono state le penne affilate dei disegnatori di Chagnetto o i monumenti simbolo, i luoghi simbolo della civiltà francese, ma i luoghi della nostra quotidianità, la sala di un concerto, lo stadio, ristoranti e bar. Questa è l'escalation del terrorismo che ci preoccupa molto, perché non c'è difesa contro l'attacco ai luoghi dove i cittadini comuni vanno a fare cose comuni, cose di tutti i giorni. I giovani del Bataclan, i tifosi di Saint-Denis, le persone sedute ai bistrò, avevano tutto in comune la passione per la vita e per la libertà, quelle stesse passioni che risultano intollerabili ai terroristi, incapaci di concepire. Tra questi ragazzi pieni di vita c'è anche un italiano, Valerio Solesin in Veneta. Colgo questa occasione per rinnovare le mie condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. Valeria era attiva nel sociale, donava una parte della sua vita per aiutare gli altri. Il suo esempio deve restare sempre vivo in tutti noi, spronandoci a essere persone migliori. Per questi motivi ho deciso di intitolare una sala del Palazzo della Regione a Valeria, prossimo 13 dicembre, a un mese di distanza dell'attentato, proprio per mantenere viva la sua memoria e quello che la sua memoria rappresenta per tutti noi. I fatti drammatici ai quali abbiamo assistito sbigottiti di fronte alla TV hanno rimarcato come quella in atto non è una battaglia tra civiltà, che per loro definizione dialogano e si confrontano, ma tra civiltà e barbarie. Anzi, il termine barbarie qui è inadeguato, è qualcosa di più grave, è qualcosa di peggio. È una battaglia tra libertà e oppressione, è una battaglia tra democrazia e caos. Gli attentati di Parigi hanno dimostrato che contro l'ISIS non bastano più le marce, né le parole. Servono azioni concrete. Siamo in guerra, ha detto il presidente Hollande, e l'Occidente deve reagire di conseguenza. Le Nazioni Unite si sono già espresse in questo senso, appoggiando la risoluzione scritta da Parigi per combattere l'ISIS con ogni mezzo. Ecco, questo è un primo fondamentale passo per colpire il terrorismo con efficacia e non solo a parole. L'unità di intenti, lo richiamava il presidente Cattaneo, e voglio chiudere anch'io con un richiamo in questo senso. Domani il Consiglio regionale discuterà le mozioni sui fatti di Parigi. Io mi auguro che al di là delle distinzioni, al di là delle divergenze su alcuni punti, ci sia l'unità di intenti del Consiglio regionale e le forze politiche qui rappresentate. Facciamo questo sforzo, mettiamo da parte visioni tutte legittime per dare un segnale forte di unità. Le istituzioni rispondono al terrorismo con una voce unica, la voce della condanna di questi fatti, la voce della libertà, della giustizia e del diritto a vivere in pace. Grazie.